Scusi, ho girato dalla parte sbagliata. Ciao, Toto, vieni. Anche te. No, col gioco. Vieni senza? Vieni qua, lasciala stare. Lasciala stare, non devi mangiartela questa, non c'è più bisogno di mangiarsela, di rosicchiarsela, eh? Cosa c'è, Kiba? Opla! Ho finito, poteva venire meglio ovviamente perché gli incastri non sono da manuale, non c'è tutte quelle cose che fanno quei grandi youtuber nonché i grandi artigiani che vediamo in rete, però io mi sono arrangiato come potevo, alla fine gli ho messo 4 viti per fissare la panca sopra e basta, sono 2 pezzi di legno di scarto, erano buttati là in cascina per terra, addirittura la parte che ho spuntato all'inizio era marcia perché poggia in terra da non so quanti anni, legno durissimo, molto stagionato e a vedere così è un acero perché qui c'erano tanti aceri e quindi è molto chiaro, potrebbe anche essere un pezzo di frassio, ma non lo so, non mi interessa. Adesso non ho finito la parte sopra perché sennò non potevo sedermi per fare la parte finale del video, ma nei prossimi giorni gli do quella vernicetta che ho usato anche dentro per i mobili, che è una cosa particolare che sta appunto anche all'aperto e tutto, e facciamo una finitura così che rimane un pochettino più protetta, almeno la parte sopra è perfettamente a livello. Potete girare di qui e guardare il giardino o girare di là e guardare il bosco, la cascina. L'angolazione era nata per stare là perché è un punto dove io mi siedo spesso a guardarmi intorno e non ho potuto per via di quella beola che ho trovato sfolto, probabilmente nasconde qualche fossa vecchia, biologica, qualcosa del genere che poi riesumeremo prossimamente. L'ho fatta qua. Tanto a me piace lo stesso, non amo molto il sole, per cui sceglierò quelle ore qua quando il sole è già sceso sotto la collina di là, perché a me non piace stare al sole, per cui i miei topi cani hanno assistito ai vari lavori, quando facevo il baccano con la motosega per fare il 2SL lì e tutto, questa se l'è data a gambe, quell'altra invece aspettava solo che gli facessi io il lancio del frisbee, come adesso, quando riesce lo prende al volo, sì, zampa. Brava, dai bacino, ecco, a posto, vista questa avete visto tutto, sta cominciando a obbedire un po' di più la mia piccola, perché piccola mica tanto, perché ormai pesa di più di Kiba c'ha un po' più di panciotta, è ingrassata ultimamente, questa invece si è allungata, si è alzata, penso che si sia fermata così fino a un anno e mezzo cresce, ma ci siamo quasi, perché adesso ha un anno e un paio di mesi, 14-15 mesi, per cui siamo lì, non è che... Speriamo che non cresca più, così non mangia più di così, perché mangia come un dinosauro. Basta leccare, non mi piace. Pulisci gli occhiali, fa vedere. Aspetta che gli facciamo un lancio, dai, vai anche te. Opla, dai, vai. Ecco la zampa, sì. Va bene, allora con la zampa di Tabi, su in piedi bene, brava, così di là. Aspetta, girati, guarda la telecamera. Opla. Vi saluto amici, grazie per l'attenzione. La vita in cascina continua, ciao a tutti. Poi ditemi nei commenti se vi piace.